Mazzara, evasione fiscale, scatta il sequestro dei beni a un imprenditore del settore ittico. Marsala, Alvia in città, il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Mazzara, crisi della pesca, Federpesca dichiara lo stato di agitazione della marineria. Mazzara verso una seduta straordinaria di Consiglio Comunale sul dragaggio del Porto Canale. Mazzara, da giovedì Alvia il servizio di clown terapia all'ospedale Abele Aiello. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG Vallo, che apriamo come di consueto con la cronaca. A Mazzara del Vallo la Guardia di Finanza ha sequestrato una serie di beni a un imprenditore del settore ittico che avrebbe evaso imposte e tasse per un ammontare complessivo di quasi 3 milioni di euro, i particolari nel servizio. Avrebbe evaso imposte per un importo complessivo di 2.800.000 euro. Per questo motivo a un imprenditore mazzarese operante nel settore della pesca sono stati sequestrati tutti i beni. Lo ha disposto la procura di Marsala, che nei giorni scorsi ha emesso il provvedimento di sequestro preventivo, poi eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Mazzara del Vallo. L'uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, è titolare di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti della pesca, che all'esito di una verifica fiscale effettuata dalle Fiamme Gialle, anche con l'ausilio di accertamenti bancari, avrebbe sottratto all'erario imposte dirette IVA per quasi 3 milioni di euro. La società in questione, ora in fallimento, è solo apparentemente amministrata dalla moglie dell'imprenditore, ma di fatto gestita unicamente da quest'ultimo, avrebbe realizzato vendite in nero di prodotti della pesca per circa 15 milioni di euro dal 2014 al 2016, anni in cui inoltre sarebbero state emesse fatture false da altre due imprese satellite, sempre con sede a Mazzara. Tali imprese, secondo quanto ricostruito dai finanzieri, avrebbero gonfiato sistematicamente le fatture di vendita del pesce, indicando quantità di pescato non riportate, ovvero superiori a quelle riportate nel giornale elettronico di bordo dei motopescherecci impiegati nelle battute di pesca. Per i titolari delle due aziende è scattata la denuncia alla procura lillibetana per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il sequestro preventivo nei confronti dell'imprenditore è scattato per le disponibilità liquide e i beni mobili e immobili riconducibili all'imprenditore mazzarese e alla moglie, tra i quali un grosso fabbricato, un'abitazione e una villetta a Tonnarella. A dispetto dell'elevato tenore di vita manifestato sia attraverso il possesso in leasing di un'autovettura di lusso che attraverso la disponibilità di numerosi immobili, ora finiti tutti sotto sequestro, i redditi dichiarati all'imprenditore in parole dalla consorte, formalmente contitolare del capitale sociale della società, non hanno mai superato a testa i 15.000 euro annui. Bandiere a mezz'asta oggi in tutti i palazzi, gli uffici e le strutture regionali, lo ha deciso il governo regionale presieduto dal presidente Nello Musumeci in segno di cordoglio per le vittime del maltempo di questi giorni in Sicilia, in coincidenza con l'inizio dei funerali delle 9 persone morte a Casteldaccia che si sono tenuti stamattina alle 11 in cattedrale a Palermo. È stato osservato anche un minuto di silenzio. Parliamo adesso della marineria di Mazzara del Vallo. Federpesca ha dichiarato lo stato di agitazione del settore. Sentiamo il perché nel servizio. È in stato di agitazione la marineria di Mazzara del Vallo. A proclamarlo è stata la locale sezione di Federpesca al termine di una riunione tenutasi questa mattina. Un'assemblea nel corso della quale è stato messo in evidenza lo stato di crisi che sta attraversando il settore ittico, stretto nella morsa di una serie di condizioni che stanno mettendo a rischio il presente e il futuro della pesca. I problemi sono i soliti: il caro gasolio, la ristrettezza delle zone di mare nelle quali è possibile pescare, le cattive condizioni marine, le poche risorse del mare. Con la dichiarazione dello stato di agitazione, si legge in una nota di Federpesca a Mazzara, si vuol porre l'attenzione sul problema con le istituzioni regionali e comunitarie,
Se non dovessero arrivare risposte positive, fanno ancora sapere da Federpesca, entro la fine dell'anno le flotte saranno costrette a fermarsi e non poter più riprendere a lavorare. Il laboratorio civico Siamo Mazara ha recentemente incontrato una rappresentanza di cittadini, dipendenti comunali ed esperti in merito al problema dei numerosi solleciti di pagamento della tassa sui rifiuti inviati lo scorso settembre dal Comune alla cittadinanza per il quadriennio 2014-2017. Il laboratorio civico a tal proposito propone per la risoluzione del problema una banca dati unica. Questo comporta che ciascun ufficio comunale, che sia quello dell'anagrafe oppure quello dei tributi, si trovi in possesso degli stessi dati per ogni cittadino. Tale banca dati, secondo il laboratorio civico, all'interno del comune mazzarese deve inoltre essere accompagnata da un'adeguata formazione del personale. Ha preso il via oggi a Campobello di Mazara il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni disabili gravi delle scuole dell'obbligo comunali. Lo ha reso noto il comune. Il servizio riguarderà per il momento 10 bambini per i quali è stato formalizzato il relativo piano di intervento e verrà espletato dagli enti accreditati iscritti nell'apposito albo scelti dalle famiglie. Da oggi dunque i 10 bambini diversamente abili dell'Istituto Comprensivo Pirandello San Giovanni Bosco avranno a disposizione un operatore specializzato, altri 5 assistenti all'autonomia e alla comunicazione rivolti ad altrettanti alunni saranno impiegati nei prossimi giorni. E a Partanna l'amministrazione comunale garantirà anche per quest'anno l'assistenza ai disabili della cittadina del Belice. L'ente assicurerà intanto la prosecuzione del servizio di trasporto di un disabile grave residente a Partanna al centro di riabilitazione AIAS di Salemi. Anche per i portatori di handicap che frequentano l'Oasi Torretto di Campobello di Mazara, il centro AIAS di Castelvetrano, il comune ha disposto il rimborso mensile delle spese. Ci spostiamo adesso a Marsala per parlare del nuovo sistema di raccolta differenziata dai rifiuti che è stato illustrato ieri dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Di Girolamo. Sentiamo. Illustrato ieri nel corso di una conferenza stampa il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti che dal prossimo dicembre entrerà in funzione a Marsala. Ci siamo quasi, ha dichiarato il sindaco Alberto Di Girolamo. Con il nuovo sistema contiamo di raggiungere e oltrepassare il 70%, puntando al 75%. Risultato alla nostra portata, se facciamo squadra, a cominciare dai cittadini, ha proseguito il primo cittadino. D'altra parte siamo passati dal 35% del 2015 all'attuale 55%, prima tra le città siciliane più popolose. I nuovi mezzi, una forza lavoro che è stata mantenuta e le nuove modalità di raccolta pertanto non possono che migliorare il servizio su cui gli utenti saranno dettagliatamente informati, prosegue ancora Di Girolamo. Il vice sindaco ha reso noto che c'è già un primo incontro fissato con la cittadinanza il prossimo 13 novembre al Monumento ai Mille. Nel corso dell'incontro saranno date le informazioni pratiche sul nuovo servizio racchiuso nello slogan convenienza e guadagno. Tra le novità nel servizio porta a porta, il contenitore per la carta sarà di colore blu, il vetro dovrà essere separato dal metallo, raddoppierà il passaggio per la raccolta della plastica. Saranno distribuiti circa 150 sacchetti a famiglia per il deposito dell'organico. Su richiesta del Presidente del Tribunale dei Minori di Palermo, dal 9 novembre si terrà a Trapani un corso di formazione per tutori, volontari, minori, stranieri non accompagnati a cura dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione, del Chivanis di Trapani e del Centro Mediterraneo Giorgio La Pira. Lo rende noto il Comune di Mazara del Vallo, il corso si terrà al Centro Nuara. Testamento biologico e fine vita, ne sappiamo abbastanza, sarà questo il tema di un incontro che si terrà a Trapani giovedì con inizio alle 17.30 presso la sala Biagio Amico del seminario vescovile. Si confronteranno un medico docente universitario, il direttore CEI della Pastorale della Salute. L'incontro è organizzato dalla sezione trapanese dell'Associazione Mogli Medici Italiani in collaborazione con le associazioni dei medici e giuristi.
E torniamo a parlare, lo facciamo spesso, del dragaggio, del mancato dragaggio del fiume Mazzero a Mazara del Vallo. Si registra oggi l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale Vito Cancitano, che ha preannunciato l'intenzione di convocare una seduta straordinaria ad hoc del Consiglio. Sentiamo. Dopo il sindaco Nicola Cristaldi, anche il presidente del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, Vito Cancitano, torna a puntare il dito sull'impasse dell'iter procedurale inerente al mancato dragaggio del Porto Canale e lo fa annunciando l'intenzione di convocare una seduta straordinaria di Consiglio dedicata alla prevenzione del rischio idrogeologico e in particolare alla mancata escavazione del fiume Mazaro. Anche Cancitano, così come il sindaco, ha preso spunto per tornare a parlare di dragaggio del maltempo che è imperversato in Sicilia nei giorni scorsi, visti i danni con vittime e devastazioni che solo per casualità non hanno colpito il territorio di Mazara del Vallo, sottolinea il Presidente del Consiglio. Proporrò ai colleghi consiglieri una seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicata alla prevenzione del rischio idrogeologico e in particolare alla vicenda dell'escavazione del Porto Canale bloccata da circa 8 anni. Una vicenda molto complessa, con i lavori del primo stralcio già finanziati e appaltati ma ancora fermi, perché a oggi non è consentito portare fanghi e il materiale di risulta nella colmata B. Sulla vicenda, ricorda Cancitano, gli armatori e operatori portuali hanno avviato una raccolta di firme che condividiamo. Riteniamo che tali lavori siano necessari, oltre che per risollevare le sorti del comparto peschereccio ed economico che ruotano attorno al porto, anche e soprattutto per evitare che episodi di piene e marrobio aggravati dai bassi fondali creino danni seri a cose e persone. Da qui l'intenzione di convocare una seduta straordinaria di Consiglio. Un'occasione che consentirà, si spera, di fare chiarezza una volta per tutte su ciò che è accaduto in questi anni e chissà di capire come mai, nonostante già nel 2011 l'ISPRA avesse messo per iscritto che la colmata B fosse un sito tutelato, in questi anni nessuno abbia mai pensato di trovare un sito alternativo per scaricare fanghi. E sempre a proposito di dragaggio, il sindaco Nicola Cristaldi stamattina ha annunciato di aver dato mandato ai legali del comune per procedere ad inviare una diffida al governo regionale e a tutti i responsabili degli organismi che esprimono pareri e decidono sull'escavazione del porto mazzalese. Qualora dopo la diffida non si dovessero sviluppare positivamente tutte le vicende, avverte il primo cittadino, saremo costretti a rivolgerci all'autorità giudiziaria e chiederemo l'accertamento delle responsabilità personali di tutti coloro che in qualche modo funziona e ruolo, che abbiano avuto in qualche modo funzione e ruolo in questa vicenda. Il Comune di Marsala procederà all'aggiornamento dell'albo degli scrutatori, a tal fine gli elettori possono fare apposita richiesta entro il 30 novembre. Sul sito istituzionale dell'ente è possibile scaricare il modulo di richiesta che va inviato al Comune. L'ufficio elettorale del Comune di Libetana ha reso noto inoltre che gli elettori già inseriti nell'albo non devono ripresentare la richiesta. Si terrà giovedì prossimo a Mazara del Vallo l'inaugurazione del servizio di clown terapia all'ospedale Abele Aiello. Il servizio verrà realizzato dall'associazione Teniamoci per mano Onlus. L'inaugurazione è prevista alle 15:30, saranno presenti tra gli altri i responsabili locali dell'associazione. Verrà inaugurata invece sabato prossimo alle 18:30, sempre a Mazara del Vallo, presso la Galleria d'Arte Santo Vassallo, la mostra intitolata Belice 50 anni dopo, organizzata dall'associazione I Vicoli del Mediterraneo. Sarà possibile visionare le foto realizzate da Nino Gelamidaro, Mini Minnella, Nicola Scafidi e Roberto Rubino, che raccontano il sisma del 1968. La mostra sarà visitabile fino al 25 novembre, ogni giorno dalle 9:30 alle 13:30, dalle 15:30 alle 18:30. Entro Natale a Marsala si inaugureranno due case fraterne gestite dall'opera di religione Monsignor Gioacchino Di Leo con il patrocinio e il sostegno economico della diocesi di Mazara del Vallo. L'ha reso noto il direttore dell'opera di religione Don Francesco Fiorino. Il progetto vuole offrire la possibilità di accogliere, ospitare e accompagnare cittadini italiani di altri paesi per un periodo massimo di 3 mesi, tranne eccezioni particolari, per aiutarli in percorsi di inserimento
elemento socio-economico. La prima casa fraterna presa in affitto sarà destinata alle donne con 6 posti letto, l'altra servirà ad ospitare invece 6 uomini. Parliamo adesso di sport e calcio, ci vediamo assieme agli highlights relativi alla partita di domenica scorsa tra il Mazzara e il Castellammare. Andrà in scena la partita tra il Mazzara e il Castellammare Calcio 94. Arriva adesso il fischio, si parte, prima palla giocata dal Mazzara con Concialdi, lancio sulla destra, pallone che finisce direttamente in rimessa laterale. Lamia, ancora il Mazzara però che pasticcia, attenta alla conclusione di prima intenzione maltese, nessun problema però per Sessai. Sette case che si libera di un avversario, entra in area di rigore, ancora sette case, il tiro a giro di sette case che non esce di molto. Il lancio di Lamia, cercare lo scatto di Concialdi che entra in area di rigore, ancora Concialdi non riesce a trattenere il pallone. Concialdi prova ad accendere la manovra del Mazzara, Concialdi. Tocco sulla destra per Rizzo, ancora Rizzo, punta Messina, il cross all'interno dell'area, arriva il colpo di testa di Giacalone, arriva il vantaggio del Mazzara. 1-0 Mazzara, Concialdi, Rizzo, cross di Rizzo e colpo di testa preciso e puntuale di Giacalone. Ancora Concialdi ha 3 giocatori addosso, allora deve appoggiare ancora per sette case che prova il tiro di prima intenzione, pallone che si spegne alto sulla traversa della porta difesa da Adragna. Concialdi sulla tre quarti, Concialdi, il tiro di Concialdi, pallone che finisce di poco al lato. Tocco sulla destra per sette case all'interno dell'area di rigore, ancora sette case, si accentra, fa partire il tiro, il pallone che finisce sul fondo, il colpo di testa di Virgilio, attenzione a Concialdi, Concialdi entra in area di rigore, ancora Concialdi, salta un avversario, il tocco all'interno dell'area di rigore, arriva Giacalone che non riesce a mettere in rete il pallone del 2-0. Il cross, l'anticipo di Cipolla, termina qui il primo tempo, il Mazzara è in vantaggio per 1-0 sul Castellammare, decide fino a questo momento il gol siglato da Giacalone al 21esimo minuto. Maltese che entra in area di rigore, ancora Maltese, finisce a terra Maltese, ci sono le timide proteste da parte del numero 9 del Castellammare, ancora Concialdi, il cross di destro. C'è il colpo di testa tentato proprio dal neoentrato Angelo Rosella, ma ancora il Mazzara che insiste sulla fascia destra con Concialdi, affrontato da Mione, il cross di Concialdi di destro, l'appoggio di Messina all'indietro per Lamia, ancora il Mazzara con Bilello, intervento provvidenziale della difesa del Castellammare, Mazzara vicino al raddoppio, Boyang mette palla a terra. Il cross di Boyang per Lamia, Lamia il tiro ribattuto dalla difesa del Castellammare per Caronia, ma ancora il Mazzara in qualche modo riesce a riconquistare il possesso palla con Rosella, Rosella all'interno dell'area di rigore, il cross all'interno dell'area per Concialdi, pallone però troppo sul portiere, Rosella sulla sinistra, limite d'aria Rosella, si accentra Rosella, tenta la conclusione a giro Rosella, pallone che si spegne alto sulla traversa della porta difesa da Adragna. Il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Micelli, il pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, arriva il gol del Castellammare, arriva il gol del Castellammare proprio con Norfo, Peppe Norfo, entrato da pochissimi minuti, trova di testa il gol del pareggio del Castellammare, doccia fredda allo stadio di Novaccara per il Mazzara. Arriva adesso il triplice fischio finale da parte del signor Nanfa. Non ci sono altre notizie, il TG Vallo termina qui, grazie per averci seguito, arrivederci.